Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Scommetto che molti e molte di voi non conoscono questa magia, ma rimedieremo subito. Parliamo di vigilanza e interdizione, che è una magia storica del gioco e che compare per la prima volta nell'Advanced e incredibilmente arriva a noi quasi identica all'originale. Oggi è una abiurazione di sesto livello disponibile a Bardo e Mago, tradizionalmente però è sempre stata prerogativa del Mago, anzi è proprio una di quelle magie da Mago che sono, come abbiamo detto nel relativo video, più ad uso del Master che dei giocatori. Vediamola un attimo, si lancia in 10 minuti, ha componenti verbali e somatiche, è una serie un po' complicata di componenti materiali, fortunatamente sostituibili da focus, tranne per una verga d'argento del valore di 10 monete d'oro. La magia ha effetto su una porzione di edificio contigua, a un punto che tocchi, di un totale di 2500 piedi quadrati di impiantito, che dovrebbero essere circa 225 metri quadrati, e la protezione si estende fino a 6 metri in alto, con la forma che desideriamo. Al lancio si possono nominare specifici individui che non ne sono affetti o parole d'ordine per rendersi immuni agli effetti. Quali sono questi effetti? Sono una serie sorprendente di barbatrucchi che si attivano tutti contemporaneamente a nostro gusto, ovvero nebbia che riempie i corridoi e le oscura, un effetto di disorientamento a ogni incrocio che dà il 50% di possibilità di sbagliare strada, porte chiuse con lo stesso effetto della magia serratura arcana di cui abbiamo parlato in uno speciale dell'anno scorso, fino a 10 illusioni minori che camuffano altrettante porte da pareti, ragnatele come l'omonima magia che coprono le scale e infine un singolo effetto a scelta fra una coreografia di luci danzanti nei corridoi, due bocche magiche, due nubi maleodoranti, una folata di vento o una suggestione che si attiva quando le creature passano in un certo punto del nostro dungeon. Ai fini di magie come individuazione del magico, l'intera area irradia magia e se colpito da dissolvi magie, ogni effetto viene dissolto separatamente. Infine, la magia diventa permanente se lanciata ogni giorno per un anno nello stesso punto. Avete sessione fra un paio d'ore e non avete preparato niente? Questa magia da sola, unita all'algoritmo per la creazione casuale di dungeon della guida del Dungeon Master e qualche stat block preso a caso, vi svolterà la serata e in generale questo modello è quello che vi consiglio di seguire per costruire un tipo particolare molto iconico di dungeon, che è quello della torre o fortezza del mago. Cioè, se il cattivone della vostra campagna è, come da gran tradizione di D&D, un mago malvagio, le sue roccaforti avranno queste caratteristiche, unite magari a un massiccio uso anche di glifi di interdizione, di cui abbiamo parlato recentemente in uno speciale, e di creature in qualche modo create, schiavizzate o manipolate dal mago. Tipicamente un necromante vi getterà addosso il suo esercito di non morti creati con le magie animare morti e creare non morti. Altri maghi preferiranno farvi combattere contro creature soggette a dominazione. Altri, più banalmente, faranno accordi con qualche tribù di esseri senza scrupoli o banda di mercenari. Comunque vada, questo è letteralmente il pane e burro di questo gioco, ciò per cui è stato inizialmente pensato, e se non lo avevate ancora fatto, scoprirete il piacere di metterlo in pratica anche grazie a questa magia. Vigilanza e interdizione può avere anche un estemporaneo all'interno di una sessione. Un master può farla usare al suo villain, braccato dal gruppo in qualche luogo chiuso, se questi fanno l'errore di perdere 10 minuti di tempo in qualche modo o addirittura fermarsi a fare un riposo breve. Il mago fuggitivo può a quel punto lanciare questa magia per creare un ostacolo fra sé e il gruppo e far perdere le sue tracce. Allo stesso modo, anche se più raramente, possiamo usare questa magia da giocatori se vogliamo seminare un avversario o tendergli una trappola e abbiamo 10 minuti di vantaggio. A livelli più alti, utilizzando più slot si può lanciare questa magia su aree più vaste e il fatto di poterla rendere permanente giustifica l'esistenza di luoghi perennemente infestati e permette anche ai PG in un lungo downtime di crearsi le loro roccaforti, magari in combinazione con altre magie ad effetto permanente come muro di pietra. Questo tipo di dinamiche da gioco strategico, specialmente in questa edizione per i giocatori di D&D di oggi, può essere un po' lontana dall'actual play dei tavoli, ma rimane comunque utile specialmente per avere un'idea del tempo che occorre a un mago a seconda del suo livello per creare un dungeon o delle fortificazioni. E questo per dare valore al tempo nelle nostre avventure, un aspetto la cui importanza non smetterò mai di rimarcare. La prossima magia in ordine alfabetico sarebbe il trucchetto guida, ma ho già fatto un video su questa magia, è stato il primissimo video che ho pubblicato su questo canale. Ci vediamo quindi a breve con Dardo Tracciante.
Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.